Buongiorno, sono lieto come vescovo di questa diocesi di accogliervi qui nelle sale del Palazzo Vescovile. Come vedete sulle pareti di questa sala sono dipinti i volti dei vescovi che mi hanno preceduto. Manca qualche figura di cui non c'era chiara notizia nel momento in cui è stata dipinta questa sala, quindi il numero dei vescovi qui indicato è di 85, ma invece io sono il 95esimo vescovo della diocesi. I primi vescovi risalgono proprio al momento dell'editto di Costantino, quando fu ufficializzata la presenza della Chiesa nell'Impero Romano. Acqui era allora una città romana molto importante e quindi fu subito sede vescovile. Il primo vescovo fu Maggiorino, che è testimoniato, ha partecipato nel 320 a un sinodo a Milano, e poi la storia della diocesi si è dipanata lungo i secoli, con particolare riferimento al tempo in cui fu vescovo San Guido, il nostro patrono, che è qui dipinto proprio sulla parete centrale. È stato il costruttore della cattedrale che si trova qui di fronte, la cattedrale che è stata poi inaugurata nel 1067. Buongiorno, mi chiamo Gianni Rebore e da tempo mi interesso di storia locale. Quando è documentata per la prima volta la sede vescovile, questa era costituita dal castello della città, il Castelletto. Nel 1056 San Guido, che è il costruttore della cattedrale, è documentato proprio lì, e a lungo il castello è stato la sede dei vescovi fino al 1258, quando per ragioni di sicurezza i vescovi si trasferirono nel loro castello di Bistagno, al centro del loro feudo, e vi rimasero ancora per parecchio, fino quasi alla fine del 300, quando, finito in qualche modo il potere temporale dei vescovi e ceduto Bistagno e le altre terre in commenda al Marchese di Monferrato, il vescovo di quei tempi lasciò una forte eredità, 360 e più ducati, per la costruzione del Palazzo Vescovile. Questo palazzo però ebbe una gestazione piuttosto lunga, nel senso che benché questi denari furono lasciati alla fine del 300, è soltanto nel 1477 che si ha notizia dell'ultimazione del palazzo vescovile. Vescovo Sigismondi nel 1428 aveva acquistato delle case che erano poste in questo sito e appartenevano ai canonici, alla corte dei canonici. Vennero distrutte e fu soltanto il vescovo successivo, De Regibus, che completò l'edificio. Alla fine del Cinquecento il vescovo San Giorgio raddoppiò l'edificio con la costruzione di una ulteriore ala. La parte quattrocentesca era articolata verticalmente su quattro piani. La parte inferiore è costituita dalla cantina, ancora adesso la cantina si accede dal cortile. Cantina che aveva anche funzioni di prigione, perché non bisogna dimenticare che è esistito a lungo un tribunale vescovile. La parte inferiore di questo palazzo era occupata dagli edifici della curia, mentre il vescovo risiedeva al piano superiore, dove esisteva una grande sala e due piccole sale laterali. Una delle prime testimonianze dell'intervento dei vescovi all'interno di questo palazzo sta qui, in questo ambiente, dove si ha questa bella visione a volo d'uccello della diocesi. Al centro Acqui e intorno tutte le terre del vescovado acquese, fino addirittura ad Alessandria, che un tempo era parte del vescovado di Acqui. Bisogna pensare che questa piccola sala aveva tutta una sua decorazione architettonica che la faceva assomigliare ad una loggia aperta verso l'esterno. Altri interventi poi furono fatti successivamente all'addossamento del corpo a fine Cinquecento da parte del vescovo San Giorgio. In quel momento, ad esempio, venne costruita una nuova cappella, cappella di cui rimane ancora un bellissimo crocifisso affrescato, probabilmente databile alla metà del Seicento. Qui invece siamo all'interno della cappella del Palazzo Vescovile. È un ambiente unico,
particolarmente integro che nella parte alta riporta raffigurati San Guido e San Maggiorino. Siamo nel 1750, a metà del Settecento, e l'opera è stata voluta dal vescovo Marrucchi. Significativi e anche interessanti sono gli affreschi delle pareti dove viene raffigurato San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo è raffigurato anche nella pala d'altare. Pala d'altare che forse, stando a un noto studioso locale, il professor Prosperi, non è stata commissionata per questo palazzo vescovile, ma proviene da Montabone e raffigura insieme a San Carlo Borromeo Sant'Orso, non Santa Cristina come si pensava un tempo. Il quadro è dovuto al pennello di Guglielmo Caccia di Montalvo, quindi una figura molto importante dell'epoca. Nel 1602 si ha notizia dell'ampliamento architettonico di questo palazzo da parte del vescovo Beggio, che costruisce l'ala porticata destinata a foresteria, che adesso chiude la piazza verso sud. E poi successivamente l'altro intervento molto molto importante è quello della costruzione, chiamiamolo così, della Sala delle Effigi. Ha avuto anche questa Sala delle Effigi una gestazione piuttosto lunga, perché nasce all'inizio del 1600 col vescovo Beccio e poi successivamente subisce una ridefinizione, una diminuzione anche come dimensioni, nel 1762 da parte del vescovo Capra. Nel palazzo poi ci sono tante altre testimonianze artistiche, vi sono ad esempio bei quadri di apostoli e del Cristo nella foresteria, distribuiti un po' dappertutto, ecco, ci sono testimonianze artistiche, testimonianze che ci legano in qualche modo alla fede dei vescovi e della città nel corso dei secoli.